soprattutto non posso mai dimenticare le parole di papà. Disse: ragazzi, possono accadere le cose terribili. Mi raccomando, qualsiasi cosa accada, siate uomini, non perdete mai la dignità. Quando ha deciso di raccontare il suo inferno, si è data una spiegazione, come si sia arrivati a pensare anche alle leggi razziali. Non ci può essere una spiegazione. Non ci può essere una spiegazione. Oggi le leggi razziali potrebbero ritornare? Non credo che possano tornare, possano ritornare nei confronti di noi ebrei. Lo escludo nel modo più assoluto. Però, posso dire che ci sono altre minoranze a rischio. Sono i disperati che arrivano tra noi cercando una vita migliore. Sono qualsiasi minoranza. Io oggi vedo in pericolo anche quelli che noi chiamiamo impropriamente zingari, cioè i Rom Sinti. Lei crede ancora negli uomini? Beh sì, certo. Certo, bisogna sempre però essere vigilare, stare attenti che il passato non torni. Io credo che abbiamo tutti quanti diritto alla vita, prima di tutto, una vita dignitosa. Tutti.